schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricorda di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch dei soldi veramente bestiale ragazzi, da fare da soli. Allora, innanzitutto partiamo dall'online e dobbiamo avere delle faggio. Come avete visto qui sono trasparenti, sono invisibili, però comunque ci sono, ve l'ho fatte vedere nel cerchio azzurro. Seconda cosa che dovete fare per facilitarvi le cose, mettete il respawn nel garage dove avete le faggio, giustamente, no? Io va bene, lo metto qui perché solitamente tutti i glitch li faccio qui ragazzi, quindi vado ad impostare il respawn in questa posizione. Quindi ragazzi, per impostare il respawn in questa posizione, l'unica cosa che dovete fare, un attimo che controllo qual è il garage, dicevo, per impostare il respawn in questa posizione basterà cambiare un oggetto dopo aver impostato il respawn, in maniera tale che vi salverà in basso a destra il caricamento arancione e sarete pronti per cominciare a fare il glitch ragazzi. Questo glitch è veramente una cazzata, io spero che non venga patchato così in fretta perché è un bellissimo glitch, ma è altrettanto facile da fare. Come sapete tutti, la Rockstar i glitch facili da fare li patcha immediatamente. Quindi passiamo al glitch ragazzi. Per prima cosa uscite dall'online, quindi andate nella storia, e quando saremo nella storia che cosa dovremo fare ragazzi? È semplicissimo, dovremo ricaricare la partita. Quindi ricaricate un salvataggio della vostra partita e lo ricaricate, fate il reload. Io qui ho fatto il reload, mi trovo qui ragazzi, scusate il taglio però insomma veniva lungo il video. A questo punto, quando spawnate nella storia, dovete prendere Michael ragazzi, mi raccomando non prendete Trevor o altri, io ho visto così e così vi ripeto, quindi fatelo così, a me è riuscito bene così e fatelo così. Dovete prendere una stellina ragazzi, mi raccomando prendetene una di stellina, perché se ne prendete due vi uccidono e dovete cercare di riprendere un'altra volta un'altra stellina. Quindi cerchiamo di tenere una stellina, cerchiamo di farci diciamo arrestare dalla polizia, e quando vedete Michael con le mani alzate fate GTA Online sessione solo in video. Quando siete qui ragazzi andate in connessione di rete, disconnettete la rete e aspettate questo messaggio. Una volta che avete aspettato questo messaggio andrete a riconnettere la rete e vi fermerete una quarantina di secondi sulla dashboard ragazzi, come sono fermo io. Lo avete visto un po' in velocità il video, però non ho voluto fare tagli su questa parte perché era veramente importante capire come funzionava questa parte. Quindi una volta che siete stati una quarantina di secondi nella dashboard andate a ricaricare e vi dirà ti stai unendo a GTA Online, come vedete in basso a destra. A questo punto ragazzi il gioco diciamo che è fatto, perché andremo in online con il personaggio della storia, ci ritroveremo con Franklin nell'online. Quindi quando spawnate, come vedete c'è la mia gnocchetta qui quasi quasi, bottacce, però vabbè dai, allora andiamo avanti. Vabbè, volevo fare una trombata a Franklin raga, su. E quindi quando siete respawnati nell'online, ovviamente adesso io vi faccio vedere il garage. Questo era il garage dove prima non c'erano i veicoli, non c'erano le faggio perché le avevo appena richieste. Ora ci sono le faggio. Chiamate il vostro centro operativo mobile e lo portate in questo posto, nel garage di Franklin nella storia.
Ok ragazzi, lo mettete in questa posizione, sganciate la motrice la mettete nel cazzo dove pare, e voi passate al glitch. Ragazzi, questo è un glitch veramente facilissimo. Allora, in primis vi dovete registrare come presidente. È un po' difficoltoso, però quando vi compare il menu verde, selezionate inventario, selezionate cappello, poi riselezionate il menu normale e diciamo potrete selezionare il Motorcycle Club. Una volta fatto questo, richiedete la LG Retro Custom, perché questo glitch lo fate con la LG Retro Custom, ragazzi. Quindi andate a richiedere la LG Retro Custom, un attimino che la trovo, e qui siamo a metà del glitch, ragazzi. Quindi un attimino che io divento presidente. Come vedete ho diciamo delle difficoltà, perché comunque si alternano i menu, però l'importante è che magari andate in inventario di Franklin, mettiate un cappello o una cazzo di cosa e poi ritornate sul menu diciamo di option, sul menu pad, e lo fate tranquillamente, ragazzi. È abbastanza semplice. Io qui mi sono impicciato un attimino, però ecco, come vi ho detto, metto un cappello, vado a riaprire il menu, adesso faccio cerchio, vado a riaprire il menu e il menu me lo apre regolarmente. Quindi vado a diventare Motorcycle Club. Una volta diventato Motorcycle Club, ragazzi, e ho il mio veicolo, diciamo che siamo a buon punto del glitch, perché comunque il primo bug l'abbiamo fatto, quindi il glitch si può dire che è fatto. Siamo in sessione solo inviti, siamo buggati e possiamo duplicare tutte le cazzo di auto che vogliamo, quindi questo glitch è veramente easy, anzi che dico easy, super easy. Allora, una volta fatto tutto, mettete la macchina qui davanti ed entrate nel garage di Franklin. Ovviamente dovete averlo comprato nella storia sto garage, se no non ve farà entrare, quindi dopo va attaccato al cazzo. A questo punto, una volta dentro al garage, uscite fuori dal garage e magicamente, ragazzi, quando uscite fuori dal garage avrete l'auto duplicata. Quindi andate sul menu presidenti, rimandate il veicolo in deposito, riaprite il menu presidente e richiedete un afaggio, ragazzi. Una volta richiesta l'afaggio, entrate nel centro operativo mobile con il veicolo. Badate bene, ragazzi, il centro operativo mobile deve avere l'alloggiamento del veicolo. Quindi una volta fatto ciò, entrate nel centro operativo mobile e il gioco è fatto, ragazzi. Inizialmente la prima volta non vi chiederà di sostituire nulla, io avevo un veicolo, mi ha chiesto di sostituire un veicolo, però voi sostituitelo. A questo punto, ragazzi, rifate lo stesso gioco come state vedendo in video, rimettete la macchina davanti al garage, ripremete la freccia e riuscite fuori nuovamente, ragazzi, e come vedrete un'altra duplicazione è avvenuta. Quindi che cosa fate? Andate nuovamente nel Motorcycle Club, qui a me mi si è buggato un'altra volta il cazzo di coso, però come ho detto mettete un cappello, riaprite e vi rifunziona tranquillamente. Rimandate il veicolo al Motorcycle Club, richiedete un afaggio. Una volta richiesta l'afaggio, entrate nel centro operativo mobile, ragazzi. È difficile proprio impicciarsi, è proprio veramente difficile, è qualcosa di allucinante sto glitch, cioè non ve potete sbagliare. Come vedete mi chiede di rimpiazzare il veicolo, perché ovviamente c'è la LG di prima. Vado a rimpiazzare il veicolo e il gioco è fatto, ragazzi, e andremo a ripetere nuovamente il glitch. Andiamo a mettere l'auto qui davanti e ripetiamo il glitch. Adesso faccio un piccolo taglio, ragazzi, perché altrimenti ci impicciamo. Come vedete ho rinviato il veicolo in deposito, vado a richiedere un altro afaggio e continuo a fare il glitch, ragazzi. Io adesso stavo duplicando 5 veicoli, però era veramente troppo farvi rivedere in video, cioè nel senso ci mettevo un pochino. E quindi nulla, una volta richiesta l'afaggio rientrate nel vostro centro operativo mobile e avrete un'altra duplicazione, ragazzi. È veramente veramente semplice. Io sinceramente un glitch più semplice di questo ancora lo devo vedere,
rispetto agli altri glitch che ho portato in questi giorni, che sono ancora funzionanti, ragazzi. Quindi, per cui a chi non riuscisse questo glitch, può fare l'altro glitch. Quindi adesso andiamo a verificare in garage le nostre auto. Allora ragazzi, nel frattempo che vado in garage, vi ricordo comunque la pagina Facebook di Playgiochi Editor, del mio sponsor, che comunque ha ampliato le sue vetrine, quindi sta facendo delle buone promozioni natalizie, quindi non perdete occasione di fare degli ordini da Playgiochi Editor. E nulla ragazzi, i link li trovate in descrizione sia della mail di Playgiochi Editor. Basterà che andate a contattare Playgiochi Editor con il codice sconto hashtag Maximilk e ricevete un ulteriore sconto sui vostri acquisti. Ragazzi, ecco qui le auto. Come vedete, le 5 Faggio sono diventate 5 auto. Detto questo, non ho nient'altro da dire. Un saluto a tutti, al prossimo video.